Ragazzi, sapete che cos'è questo? È il bag del Monza Pizza Bike Park, ma... qui dentro abbiamo una nuova bici da montare, ragazzi. E non la monteremo in maniera consona e normale. Siccome non vogliamo annoiarvi con i classici, canonici bike check, abbiamo detto, ma perché non complicarci la vita e montarla su un airbag gonfiato intanto che la gente ci salta? Ottima idea! Ragazzi, bag gonfiato. E per chi non sapesse che cos'è il bag, è quella struttura che abbiamo in bike per provare le evoluzioni. Evoluzione! Vi ho detto che monteremo la bici sull'airbag, ma un attimo, prima vi spiegherò il format. Qui c'è un nuovo telaio, ma qui ragazzi non c'è scritto rose, c'è scritto succulento. Ogni buon bike check che abbiamo fatto c'è il sacco di Babbo Natale. Oh oh! Oh oh! Babbo Natale! Oh, oh, aiuto male! Ma senza perdere troppo tempo, ragazzi, entriamo nel vivo del montaggio della bici, perché a sto giro l'abbiamo veramente pensato. Anzi, quel bastardo dell'arboreto. In verità l'idea era più bastarda, ma non abbiamo avuto abbastanza tempo per realizzarla. Ma ne abbiamo una, ragazzi, una che devo per forza farvi una richiesta. Devo per forza farvi una richiesta. Quanti mi piace chiediamo per la prossima? Non posso scendere dal bag per montare la bici, quindi mi avvarrò del mio zaino, metto dentro tutti i pezzi nello zaino, ma la difficoltà è che intanto che la monto ci saranno tutti i ragazzi che saltano sull'airbag e vedete, e vabbè, che sarà mai? Cesta, andiamo a fare il test. Sali tipo lì sul giallo e tu mettiti in posizione come se stessi montando una bicicletta. Oh. Amico, è una sensazione unica. Per farvi capire, ragazzi, cosa succederebbe alla componentistica se la mettessimo sull'airbag, abbiamo preso qui degli Industry 9, ragazzi, e sappiamo molto bene che sono molto resistenti, perché quando avevamo fatto il video delle differenze tra i tipi di bici avevamo buttato giù una ruota dallo step down. Aveva resistito molto bene, quindi il disco è l'unica cosa che si può piegare. Oh! Ma proprio sul disco è atterrata sta stronza. Ragazzi, quindi mi raccomando, se volete prendere delle ruote serie, non vi dovete neanche preoccupare se le buttate per terra, se atterrate storti sui salti. Le Industry 9, ragazzi, non si piegano neanche a pagarle. Lo so che il prezzo è considerevole, però se volete fare una spesa e avere una garanzia, Industry 9 baby. In descrizione vi lascio il link con il configuratore solito che vi ho già parlato negli scorsi video, per configurare le vostre ruote con i colori che volete. Comunque, per non saperne leggere né scrivere, ragazzi, io metto l'integrale. Sono pronto. Che cazzo vai? Vado in missione. Ma le ruote veramente dove le metto? Così, bro. E dove le metto? Sopra. Ma sparan via sicuro. No, no. Ragazzi! Aspetta, aspetta! Vai, vai! Vai, vai, non ti preoccupare! Ma sono pronto! No! Vai, che bastardi! No, scivolo! Che bastardi di merda! Ecco, lui lo contrasto io! Ma vaffanculo! No, le ruote devo lasciarle giù io! Oh. Non posso montarla se non mollo le ruote! Non lo so! Io le lascio giù! Addio ruote! No! La ruota! No, la ruota! Adianza! No, così! Un video lunghissimo. Allora, montiamo la bici. Il telaio devi mollarlo giù, bastardo. Dobbiamo fare anche lo stem. Bastardo di merda. Lasciatemi in tregua. Serve lo stem, eccolo qua. Cazzo di Simone, scendi di merda! Figa, troppo mi salto in testa sto qua! Ma comunque si è sgonfiato il bag, eh? Ah, digli di fermarsi, Albi! Perché tocco sotto io, eh! Ok, fermatemi un attimo! Va che si tocca sotto! In realtà è solo una scusa, ragazzi, perché così riesco a montare almeno la forcella dentro! Ma così tu monti le robe! No, no, ma va, no, non monto niente! Oh, vai, vai, non ti preoccupare! Allora, questi qua non devo perderli! Ma uno, due, tre... No, ho perso lo spacer! Lo spacer! Ce l'ho! Ok, allora...
Ma hai detto, oh, ci stai per ingannare, hai detto che il bag si stava sgonfiando. Ah, guarda lì, guarda, hai pure tempo, stanno salendo tutti tranquillamente. Ragazzi, mi sono dimenticato di mettere il rotor, cioè questo. E adesso devo togliere, quindi. Oh, cadaia! No! No! Oh, shit! L'ho messo! Bastardi, gliela fatta! Adesso l'ho messa. Ovviamente, porca troia, bastardo cesta di merda! Bastardo schifoso, nano malefico! Cosa metto? Il collarino. Ah, c'è lo zaino giù, qualcuno salti! Dove cazzo è il collarino, porca troia? Ah, c'è Simo Aceti! Dove cazzo è il collarino? La bestia! Bastardo di merda! Eccolo, trovato! Va dentro i sacchetti, anch'io li lascio! I pezzi, porca di qual... Sella montata! Cosa monto adesso? Non so più cosa montare! Al manubrio! Mamma mia! Oh sì, Pina! Sì! Dai, ma... Che due coglioni! Ti è presente queste vitine qua del manubrio? Adesso è il momento più critico. Non devo perdere queste viti. Oh, guarda lì! Un lavoro di precisione! Vieni, vieni! Vieni, vieni! No, non fa! Vieni! Ah! È un momento critico questo! Non potete saltare adesso! C'è in mano le viti! C'è in mano le viti, pezzi di merda! Oh, ma porca troia, datemi! Ma Simone, accetti di merda! Ho perso una vite! No, eccola! Rischio praticamente di spanare qualsiasi cosa, ragazzi! Salutalo. Allora, ora pedali. Ricordatevi che i pedali non si mettono assolutamente senza grasso. Quindi eccolo qui il grasso. È arrivato il grasso per i pedali. Aia, Simo si è arrabbiato. Dentro qua e di là. Toto. Simone, aceti di merda! Ho già fatta! Ha preso il filetto, ha preso. Ok, adesso è importante non sfilettare. Ok, questa è su, ora di là. Ah, sta montando il legno! Simone, aceti di merda! Ma porca puttana! Il telaio è completo! Questo è un simbolo di vittoria! Il telaio è completo, manca solo le ruote! Abbiamo qua, aiuto cuoco cesta. Vai, lancia! Lancio! Il piede sopra l'industria 9, bro. Cioè, bici al contrario. Malissimo, mamma, bruttissimo questo. Oh no. Cazzo. No, c'è la tecnica. Oh, raga, martellate che sta montando, cazzo. Ce l'ho fatta. L'ho stretta, è su ormai. Non può uscire. Oh, mi manca solo ruota davanti. Ah, sai cosa c'è? Qua c'è. Oh, occhio. Sai cosa c'è? Oh, occhio. Sai cosa c'è? Adesso la ruota davanti, siccome è facile, una cagata che c'ha il perno così che si toglie facile. Adesso la monti te. Adesso la monta quel bastardo lì la ruota davanti. Lo sai come si monta la ruota davanti sulla bici? Lo sai, vero? Sì, col perno. Sì, proprio così. No. Ah, il mio Industry 9. Le Industry 9. No, certo. Vai, mira. Non è un
bike check. Ma che bella che è la mia bici nuova. Oh, non vedevo l'ora di avercela tutta segnata. Ragazzi, per piacere, per questo contenuto, per aver regalato la bici nuova, ho dato almeno 20.000 like. 25. Diciamo che siamo riusciti a montarla completamente. Ovviamente mancano dei componenti, tipo la catena. Non credo sia possibile montare la catena sul bag senza romperla, perché con lo smagliacatene, le maglie in mano, impossibile. Però adesso lasciatemela finire di montare decentemente. La ringrasso tutta, la pulisco e birollino classico per godere della nuova bici da dirt. Purtroppo c'era il vento, ragazzi, e la bici è caduta. Ma non disperiamoci, perché tanto si era già grattato un botto, ragazzi, montandola sul bag. Ha grattato carro, top tube, manubrio. Alboreto ci ha tirato una grattata col perno sull'Industry 9, ragazzi. Graffettini, ma questo è altro per YouTube, ragazzi. Abbiamo voluto fare questo format oggi per intrattenervi e per farvi vedere questa nuova Rose de Bruce 2022. Questo colore vi dico che non l'ho fatto io, cioè non è un mio colore personalizzato come le vecchie bici che le facevo verniciare e pitturare apposta per me. E non so neanche se posso dirvelo già. Questo colore e un altro colore saranno disponibili. Nel caso, comunque, andate a guardare in descrizione, che vi lascio il link per guardare Rose de Bruce. Ah, e mi raccomando, ragazzi, mi fate un grosso favore: se dovete acquistare una Rose, acquistatela dai miei link in descrizione, perché sono link di affiliazione e quindi ci guadagno qualcosina. Però siccome le caratteristiche poi della bici in realtà sono sempre le stesse praticamente rispetto all'anno scorso e anche all'anno prima, non vi ho mai detto le misure che uso sulla bici, cioè le misure mie personali che utilizzo per la componentistica. Per esempio, manubrio, recentemente ho deciso di accorciarlo ulteriormente, tagliato è 71 cm e con i barenda arriva a 72. E tra l'altro vorrei farvi notare che io non sono più sponsorizzato da Cromag ormai da un annetto e mezzo, ma continuo a utilizzare Cromag proprio perché è un brand che mi piace utilizzare il brand. Forcella Pike DJ, da sempre gonfiata a 220 PSI, pressione delle gomme da dirt 4 bar e mezzo, durissime di legno, perché così la bici rimane di legno, rigida. Anche questo non è più il mio sponsor, ma purtroppo non tutti i brand capiscono il lavoro che facciamo su YouTube ancora nel mondo bici, e quindi... Adios! Bene, ragazzi, allora io direi che questo video si può concludere qua. Abbiamo fatto parte stupida, parte tecnica del video, così per accontentare entrambi i pubblici. Vi ricordo che in descrizione potete trovare il link per la nuova Rose de Bruce. Non dimenticatevi di iscrivervi e soprattutto di lasciare like. 25.000 like, faremo uscire un bike check. Abbiamo un'idea che fa morire dal ridere. Magari lasciateci anche nei commenti qualche altra idea per qualche altro bike check stupido che vi viene in mente, che noi poi magari ci lavoriamo su. Ragazzi, è stato un piacere e noi ci vediamo a un prossimo video. Bella.